per l'eventuale convenzione e in più con la Guardia di Finanza in riferimento a tutto ciò. Ora, il governo o è nelle condizioni di poter procedere con la reazione tecnica e con la bollinatura, ma da questo punto di vista c'è, cioè nella commissione perlomeno si è avuta certezza. Diverso invece l'elemento, cioè che anche i componenti della commissione bilancio hanno necessità, cioè, di approfondire su questo aspetto estremamente delicato, se si vuol fare questo provvedimento in riferimento a quello, cioè, che è emerso. Cioè, lo dico, cioè, perché se io mi auguro che i tempi siano, cioè, rispettati alle 18 su questi elementi che non sono nuovi, c'erano già, noi questa legge l'abbiamo rinviata in commissione per mancanza di copertura, cioè, finanziaria, questa proposta del conflitto di interessi. E quindi, signor Presidente, la certezza, perché se poi per le 18 non si è pronti, allora, cioè, a quel punto, a mio parere, bisognerebbe aggiornare completamente la seduta. Grazie. La ringrazio onorevole Palese. Onorevole Scotto, prego. Grazie signor Presidente. Mi sembra che siamo alle solite. Questo provvedimento ha danzato tra la Commissione e l'Aula molte volte e nonostante la richiesta pressante delle opposizioni, in particolare Sinistra Italiana e Movimento 5 Stelle, di discutere addirittura il conflitto di interessi prima delle riforme istituzionali, oggi siamo di nuovo punto e da capo con un ulteriore rinvio o addirittura, come dice il collega di Forza Italia, di una richiesta di inversione dell'ordine del giorno. Per quello che riguarda Sinistra Italiana, nessuna inversione dell'ordine del giorno è accettabile. Aspettiamo con ansia che si consumi in Commissione bilancio l'ultimo passaggio e per quello che riguarda il nostro gruppo si può procedere con il voto sul conflitto di interessi anche oltre le 20, per la semplice ragione che la Commissione sarà costretta a lavorare, diciamo, presumo per almeno un'ora o un'ora e mezza, e anche oggi avremo perso un ulteriore spazio di discussione preziosa. Dico solo una cosa al collega Palese, con grande rispetto e affetto: la vicenda che riguarda il passaggio da 3 a 5 non riguarda nessuna spending review, parla, diciamo, della necessità di dare più pluralismo e più garanzie soprattutto alle opposizioni. La ringrazio onorevole Scotto. A questo punto intanto saluto gli studenti dell'Università degli Studi di Verona che assistono ai nostri lavori dalla tribuna e sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 18. La seduta è sospesa.